un'opinione articolata, perché può essere un'ottima cosa per far pensare e per fare anche in modo di sentirsi responsabili tutto il periodo della propria vita, che quando eventualmente perdessimo la nostra consapevolezza. Però questo poi va tradotto giuridicamente in maniera corretta, quindi che non si traduca, che non si confonda con una specie di, non so, di premessa per una cosa che non, moralmente io non credo sia ammissibile, cioè l'eutanasia. Questo è il grande pericolo, secondo il mio punto di vista. Poi una seconda cosa, che non venga ad essere diminuita l'importanza del medico, quasi che poi il paziente diriga se stesso fino anche al periodo in cui magari sono cambiate le situazioni in cui lui aveva fatto, in cui lui aveva fatto le sue ultime indicazioni, le dichiarazioni preventive, ecco, quindi questo è il problema. Sono i problemi che hanno a che fare anche con tutti i progetti di legge che giacciono in Parlamento, speriamo che si muovano in questo periodo. D'accordissimo, l'accanirsi no, in maniera terapeutica, però neanche togliere la possibilità di vivere fino a che la vita c'è, e non dire che la vita non c'è più quando mancano alcuni aspetti della vita, perché sennò allora l'Alzheimer e tante altre cose andiamo a finire che si può definire artificialmente, come certuni hanno fatto, ma purtroppo tristemente hanno fatto, eugeneticamente hanno fatto, e lei capisce bene che ci troveremo in una situazione drammatica, sarebbero gli altri a stabilire quando dobbiamo vivere e quando dobbiamo morire. Non è eutanasia se si fa morire sia pur dolcemente, perché eutanasia vuol dire euthanatos, cioè una buona morte. Morte è una morte benevola. Prego. Comunque, quando... sa, io non è che mi accanisco sulle definizioni, preferisco stare su criteri, e il criterio di vita è di sostenere la vita più che si può. La vita a tutti i costi no, ma a tutti i costi vorrebbe dire portare medicine, eccetera, ma dare da mangiare, da bere a una persona che può mangiare, che può bere, perché qualora non accettasse neanche il cibo, allora sarebbe un accanimento terapeutico, quelle cose lì.